Ciao a tutti, oggi ho proprio la gioia e il piacere di poter condividere questa riflessione che può però sfociare un po' anche in un invito e rivolto soprattutto alle donne. Io ultimamente mi rivolgo spesso alle donne e mi piacerebbe poter trasmettere questo entusiasmo, questa visione che sento possa coinvolgerci tutte da vicino prossimamente. Io sono sicuramente coinvolta non solo personalmente, ma anche professionalmente in questo risveglio delle coscienze, nel cercare di guidare, accompagnare persone. In modo particolare le donne che abbiano percepito, intuito che in questo lockdown, in questa fase di distanziamento sociale, ci sia un seme del cambiamento ed è un seme del cambiamento che sarà davvero un cambiamento epocale. Io vorrei con queste mie parole affinché possa arrivare a voi l'energia di una consapevolezza che questo che noi stiamo vivendo sarà effettivamente una sorta di battaglia finale, una sorta di bivio dove l'umanità, a partire dall'Italia, diventerà in un certo senso il punto focale dal quale partirà poi come un effetto domino tutto quello che potrà essere nel bene o nel male. Io so che c'è questa battaglia finale e soprattutto energetica, a livello energetico, che poi chiaramente si manifesta anche sull'aspetto materiale, quindi della realtà. Potrei sembrare una visionaria, potrei sembrare una fuori di testa, ma non mi interessa perché ciò che sto per dire come messaggio è proprio connesso alla preparazione. Quindi sappiate che in autunno sarete chiamate, cioè proprio a scendere in piazza nell'unirvi e nel sentirvi finalmente coese in un'unica grande forza, che è proprio la forza delle donne, è proprio la forza di questo femminino sacro che ci appartiene e che è rimasto dormiente per secoli, per millenni e che si sta risvegliando. Quindi da 10 anni a questa parte io sono molto vicina alle donne perché effettivamente con il tantra riesco a trasmettere questo antico sapere, questa conoscenza, questo fuoco della Kundalini e so quanto in questo momento questo fuoco è assopito, ma cova sotto la cenere. Quindi non abbiate paura di parlare con altre donne, non abbiate paura di seguire quello che è il vostro intuito e di creare quanta più rete possibile, perché se siamo da sole ci sentiremo perse, ci sentiremo scoraggiate, ci sentiremo di non essere in grado di far fronte a tutto quello che si sta preparando, perché in realtà noi ci stiamo preparando a quella che io chiamo, come dicevo, la battaglia finale, che non ha a che fare con il ritorno del coronavirus, è qualcosa di molto più, oserei dire sotterraneo, subdolo, ma al di là di quello che io vi posso dire, non abbiate paura. Quello che è il messaggio di oggi, mostratevi in tutta la vostra essenza, tirando fuori l'amore, che è la forza, è la medicina più potente che abbiamo. E non avete paura, o meglio, non abbiate paura di farvi avanti, non abbiate paura della salute dei vostri figli, perché sarà proprio per i vostri figli. Quindi questo appello, questo messaggio è dedicato soprattutto alle donne madri come me, che diventiamo delle leonesse quando è il momento di tirare fuori gli artigli, e in questo caso più che artigli sarà proprio una presa di coscienza e nell'unirci. Quindi io vi invito a contattarmi se avete bisogno di maggiori informazioni, se avete piacere di approfondire questo argomento che sembra, come dicevo, così un po' fuori dagli schemi, però gli schemi saranno proprio quelli che verranno distrutti, ci saranno proprio questi cambi di paradigma e ce ne stiamo accorgendo. Quindi fate attenzione e osservate in questo periodo, siamo a giugno, quindi fino a settembre, i primi di settembre, osservate
osservate quello che sta accadendo, osservate senza giudizio, limitatevi semplicemente a osservare che cosa stanno cercando di creare e se quello che sentite non vi piace, sappiate che si può cambiare, perché è proprio questo che dovremmo fare. Io vi sono vicina e spero davvero che possa ricevere in privato, le vostre richieste di informazioni, perché io ci sono. Io ci sono e ci sarò perché fino a fine anno dovremo davvero essere unite. Vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!